molte volte quale potrebbe essere uno dei simboli per rappresentare Arezzo all'estero o comunque per vendere Arezzo ai turisti. Qui siamo in piazza Guido Monaco e questo è Guido Monaco. Potrebbe essere lui il personaggio o comunque il brand per rappresentare la nostra città? Qual è il simbolo di Arezzo? Saracino, fiera, c'è un qualcosa? Guarda, non sono di Arezzo, sono qui di passaggio. E sono un turista. E per cosa sei venuta ad Arezzo? Perché ho dei parenti. Hai dei parenti? Sì. Come hai trovato la città? Bella. Ti hanno parlato di qualcosa di tipico di Arezzo? Del Saracino? Quindi lo conosci? Sì, più o meno sì. L'ho seguito anche in TV. Ti è piaciuto? È bellissimo. Una cosa molto vecchia e tradizionale. Tu da dove vieni? Albania. Ok, quindi anche in Albania hai conosciuto il Saracino. Le cose più belle ad Arezzo c'è la giostra, i mercati del calcio e lo sport in generale. Quindi i turisti secondo te ci verrebbero a vedere la giostra del Saracino? Certo, perché no? Te di che quartiere sei? Giallo blu, tanto spirito. Secondo lei, come simbologia, un simbolo per promuovere Arezzo anche tra i turisti all'estero? Uno sarebbe stato, no, si parte dalla chimera, che purtroppo si sa dov'è, ma dei simboli ce ne sono tanti, non solamente le opere d'arte, ora quando si parla dei vetrate dei Mazzillà al Duomo, si parte dal piccolo anfiteatro, c'hai un bel museo, c'hai il Cristo del Cimabue. Voglio dire, dopo lascia stare sulla casa del Petrarca, la biblioteca che è bella, la piazza Vasari, ma anche questa se vuoi all'occorrenza. Anche Guido Monaco. Madonna, lo so, ho praticamente l'inventore delle note musicali. Io A Siena si riconoscono perché hanno Siena, il palio. Guarda, ti dico la verità, Siena per me è indietro. Sai cosa c'è di bello? Il pavimento del Duomo che l'hanno scoperto ieri, perché lo scoprono 3-4 giorni all'anno. Stamani per l'appunto proprio la mia moglie è andata con altre tre amiche per vedere questa bellezza che è unica al mondo. Ma io ti dico la verità, io come aretino io sono abbastanza innamorato della città d'Arezzo. Che c'è di buono? Ma lei che cosa può pensare? Ce ne sono tanti, c'è Piero della Francesca, poi abbiamo Guido Monaco che è mondiale. Se lei pensa che con Do Re Mi Fa Sol la musica di tutti i generi l'ha inventata lui, più di questo non si può avere. Ecco, quindi questi sarebbero perfetti per una promozione turistica anche. Ah, ma che scherza, ma poi tutto il resto, Arezzo è arte. Piazza Grande, in assoluto, assolutamente Piazza Grande. Piazza Grande, sì. Te Tiziana con la Piazza Grande. Se uno pensa a Siena, per esempio, pensa a Piazza Palio, del Campo. Piazza del Campo. Per Arezzo invece cosa potrebbe esserci come brand per il turista che dice devo venire per forza qua? Che deve attirare proprio il turista? Sì, il simbolo proprio della città in tutto e per tutto. Vabbè, Piazza Grande perché comunque è storica, era il cuore della città, ci si svolgevano i mercati, c'era tutto il commercio. Però anche Piazza Guido Monaco, insomma, mi sembra anche la fortezza io utilizzerei, visto che da anni è poco conosciuta. È più che altro però da come anni simbolo, si lavora. Sì. Come simbolo forse più per Piazza Grande, sì.